Ciao, io sono Paola Salvi e tu come ti chiami? Come si scrive, per favore? Puoi fare lo spelling? Oggi ti parlerò dell'alfabeto e di come fare lo spelling. In italiano, quando vogliamo fare lo spelling, utilizziamo nomi di città italiane. Quindi cominciamo con l'alfabeto italiano. A come Ancona. A come amore. B come Bologna o B come bacio. C come Como. C come caffè. D come Domodossola. D come Dolce Gabbana. E come Empoli e come Espresso, F come Firenze o F come Fiori, G come Genova o G come Gondola, H come Hotel, H, I come Italia, I come Imola, L come Livorno, L come Lamborghini, Lamborghini L, M come Milano, Milano, che dire di Milano? M come Milano, N come Napoli, la patria della pizza, O come Otranto, O come Occhio, P come Palermo, P come Paola, P come la pizza, pizza, Q come quarto, la pronuncia Q forte, R come Roma, la nostra capitale, S come Savona, S di Salvatore Ferragamo, T come Torino, P di Tiramisù, il tiramisù lo conoscete tutti. Tiramisù. U come Udine. U come uovo. Uovo. V, attenzione, V. V. Labio dentale. V. Venezia. Venezia. Non è Venezia, è Venezia. V. Z di Zagarolo, città sconosciuta, però esiste. Zeta. Zagarolo o zaino, zaino, Z. Queste lettere non sono incluse nell'alfabeto italiano, però hanno cominciato ad usarsi perché abbiamo aggiunto parole straniere al nostro vocabolario quotidiano. Come si pronunciano? Se dobbiamo fare lo spelling, dobbiamo sapere come si pronunciano. Abbiamo la doppia V, come nella parola Würstel, doppia V. K K come karma. Poi abbiamo la Y, Y o I greca, Y o I greca come yogurt. E poi abbiamo la I lunga come jet lag, che succede quando vai in Italia, perché è molto lontana. Jet lag. E alla fine, per ultimo, abbiamo la X, X. X come xilofono. Questo è l'alfabeto italiano. Ti piace? Fammi sapere se ti piace questo video e rispondi a questa domanda. Come si scrive il tuo nome? Come si scrive il tuo nome? Lasciami un commento con il tuo nome. Grazie mille, ci vediamo presto. Ciao!